Consigliere Testa, il porto di Pescara rischia di morire, avete lanciato questo allarme, chiedete di nuovo lavori di dragaggio e ovviamente anche l'approvazione del piano regolatore portuale. Ma sul piano regolatore portuale il Vice Sindaco sta dando rassicurazioni dal mese di febbraio 2015, quindi è passato più di un anno e mezzo e ancora non si vede la luce. Quindi primo fatto molto grave dove Comune e Regione stanno dimostrando di svolgere attività altamente mediocre. La seconda è il dragaggio minimo che doveva iniziare già dal mese di luglio, che è stato posticipato mese per mese, ancora non inizia, sappiamo che non è la panacea di tutti i mali, ma ridà quella minima funzionalità. Ma io ritengo che il Comune e la Regione, al di là degli slogan e al di là degli incontri che sono solo di non di sostanza ma di forma a Roma con il Ministro delle Infrastrutture, devono dire chiaramente qual è il futuro del porto di Pescara, quali lavori verranno fatti e la tempistica dei lavori, perché è giusto che la marineria e gli operatori commerciali possano in qualche maniera programmare la loro attività, altrimenti dovranno scegliere altri porti, il porto di Ortona o addirittura porti anche fuori dal perimetro regionale. Operatori commerciali preoccupati anche perché alcune petroliere già non riescono più ad entrare in porto. Ma quello che più dà fastidio è che loro non riescono assolutamente a programmare, perché non sanno se il dragaggio verrà effettuato o meno. Quindi non, loro dicono, se devo aspettare ancora 15 giorni, un mese, un conto. Se devo aspettare 2, 3, 4 mesi, il discorso cambia. E la mancanza di chiarezza, la mancanza di dinamicità che questa amministrazione comunale e l'amministrazione regionale, ripeto, al di là degli slogan, non sta facendo assolutamente nulla nei confronti del porto di Pescara. Ricordiamo, infrastruttura fondamentale per il nostro territorio.